via raga, già rovinati. Ciao a tutti, siamo partiti col botto. Oggi siamo in una location un po' particolare, che è il palazzetto di San Martino, siccome la io in Pavia, dove abbiamo portato un ospite che viene qui perché di solito allena i bambini. Alleno. Anche se... Non esagerare. Aiuto nella crescita di questi giorni. Non ti sminuire così. Esatto, non ti sminuire. Già ti sei sminuito nel tuo video di presentazione. Perché? Mi sono messo paragone con LeBron. Che anzi, non è un paragone riduttivo, cioè avrei puntato più in alto. Non so io. E sì, poi hai detto, facciamo un picco troppo basso. E vabbè, non è che si può sempre... Non è che devi essere troppo e poi... crei aspettativa, giusto, che poi... ma bravissima, hai presentato perfettamente del mondo, uno dei tanti che... Dunque, leggende, che come al solito birra alla mano, questa volta manchiamo, prese così da sporto, perché noi ovviamente ci non possiamo farci mancare la nostra media. E poi Tommaso Minoli. Ciao a tutti, buonasera. Ciao a tutti. Sembrava tipo, sono Tommaso Minoli, nella mia vita ho fatto il modello, la cantante, l'attore. La prossima volta sarò più stronzo, va bene? Stronzo? Sì, sì, sì. Okay. Noi si può dire tutto. Ce l'hanno anche consigliato il colpo, ma sì, a volte siete troppo... No, non è vero. Vabbè, però no, ditelo cosa mi avete detto prima. Cosa ti abbiamo detto prima? No, per fare più visualizzazioni... Vabbè, glielo dico io. Praticamente mi hanno detto che per fare più visualizzazioni, fare qualche gaffe, sbagliare i verbi, poi quando si tirerà, fare detto. Qualche airball per fare più visualizzazioni. Ovviamente non sono gentile, non sono una scherpa. Ma giustamente mi hanno detto così, quindi... È tutto programmato, apprezziamo l'umiltà, però sì, per volare basso, più voli basso, più in realtà sei in alto, esatto, quello esatto. Lì è il punto. Giocatore delle Dime Spavia, C Gold, primo in classifica, imbattuti, ha superato il tuo record dell'anno scorso di 15 che si tocca giustamente. Sì, non vorrei farmi vedere. Ah, ma fatti vedere, giusto, non è che ci l'anno scorso 15 vittorie di fila, quest'anno già raggiunte 16, è solo un dato di fatto, Sì, però non andare, ferma. Infatti mi sono fermato. Okay, perfetto, allora. Confermato, detto Cancellino. Detto Cancellino. Adesso ci spiegherà perché si chiama Cancellino. Sì, è il soprannome che mi hanno dato i tifosi di Pavia, il gruppo Scomodo, che saluto tra l'altro. Con la K. Con la okay. K. E perché ovviamente stoppo più di Seaford e quindi è un piccolo che stoppa più di Seaford. E per Natale mi hanno regalato Cancellino proprio della scuola. Hanno rischiato galera, espulsione dalla scuola per regalarmi questo cancellino che li ringrazio ancora. C'ho in macchina, ho in macchina e poi quando la prossima stoppata lo lancio in campo. Bello, bello. Cioè, i tifosi di solito lancia la carta igienica, tu lanci il cancellino. Ce lo tengo sempre nella calza, ma non so se quando viene a vedere le nostre partite fai caso. Fai caso. Ma è un po' scomodo il cancellino della tasca. E non ho altri punti. Quando uno ha il talento. Le mutande dà un po' fastidio. Quando uno ha il talento. Questo personaggio al nostro fianco qua, che già si è ampiamente presentato, non ha giocato sempre a basket? No. Giusto? Giusto. Ho iniziato ovviamente come ogni bambino italiano, credo, a giocare a calcio, con lo sport un po'. Un po' così. Dai, così, inimichiamoci anche a quelli... No, io ti do ragione. Anzi, cioè, con lo sport, se vuoi anche dire di vabbè. Più, ricalcare. Fortunoso... da fighette sì vabbè. Va così e... facciamoci volere di più no mi fermo va bene così. E ho iniziato a 5-6 anni comunque molto piccolo perché sai andando all'asilo vedi bambini che vanno tutti a giocare a calcio vado anch'io cosa sono esatto è che mi do la pallavolo al basket no, a giocare a calcio ero discreto a detta di altri non a detta mia. Beh, giustamente la tua umiltà si porta lì, va avanti da anni. Dato discreto, e niente, poi 11-12 anni mi sono dato al gioco. La grande scelta. Al gioco, sì, giustamente. Beh, alla fine è stata una scelta più o meno azzeccata. Sì, spero di sì. Nel senso, adesso hai quanti anni? 22, quasi 23 a marzo. Beh, insomma... Hai vinto un campionato di C-Gold, hai fatto delle finali nazionali, se non sbaglio. No, dell'Interzone, però... Comunque hai giocato... Sì, siamo andati in giro, ci siamo divertiti, abbiamo visto gente. fatto cose. No, è stata sicuramente una scelta di cuore, cioè nel senso, appena ho provato... Che è nata nell'oratorio di Saronno. Di Caronno. Di Caronno, sì, il mio paese. Senti come lo dice proprio... Cioè, quasi con la lacrima. Orgoglioso, no, con la lacrimina. Non sapevo niente, perché la prima volta prendevo un pallone a basket in mano.
E niente, ho iniziato lì, avrò fatto 3-4 mesi e poi sono andato in quel della Robur, Saronno a iniziare. Che è un discreto settore giovanile. È un discreto settore giovanile, anzi più che discreto, grazie a Claudia della Valle che è l'allenatrice che forma da piccolo e poi i suoi insegnamenti ti rimangono proprio per il resto della tua carriera. E anche della vita, perché comunque sai, un allenatore ti insegna non solo sul campo ma anche fuori. Piccolo. Esatto. E tu che adesso sei con i bambini, cerco di responsabilità. Sì, è sempre una responsabilità. Vieni a fare video con noi, quindi mi distruggo così, hai ragione. Ragione. La tua immagine proprio perderà tantissimo. Vabbè, ma non è che puoi essere sempre perfetto. Devi anche mostrare i lati negativi per dare esempio. Quante palle vi sto dando? No, veramente incredibile. Cioè, ma io te l'ho detto, noi qua, cioè, scendiamo di categoria, ma alziamo il livello continuamente. Devi assolutamente dirci qualcosa di Marshall Anderson. Cioè, com'è giocare con Marshall Anderson, visto che è stata un po' la notizia che ha mosso non solo il basket delle minors ma anche il basket italiano, perché chiaramente un giocatore che con la sua storia particolare, comunque che era stato preso dai Sacramento Kings, quindi un giocatore uscito dal college con un'esperienza e dei numeri abbastanza, direi più che buoni, esatto, più che buoni, come ritrovarselo in C-Gold da Pavia? È una cosa stranissima, perché è un giocatore fuori dal mondo, cioè non c'entra niente con noi. Una velocità di esecuzione di quello che fa tiro, palleggio, che non c'entra niente con la C-Rod, proprio un altro, noi siamo sulla Terra, lui è su Marte. Inoltre fuori dal campo è un ragazzo super, tutte le sue voci che dicevano di qua, di là, per ora sia vuoi per il gruppo giusto, vuoi per la situazione giusta, vuoi un sacco di cose. Per i compagni giusti. Per il compagno giusto. Scusa, non volevo. Dopo il capitano. Posso, ti saluto. Se no ti vasa ancora i capelli. Pelato non ero bellissimo. Mettiamola così. Meno male che c'avevo già la ragazza. Un uomo squadra, è un ragazzo che vuole stare insieme a noi. È super. Non c'è niente che gli puoi trovare sbagliato fuori dal campo. Per cucina anche il tacchino al Thanksgiving? Sì, cosa vuoi di più? Quando gli americani arrivano ti cucinano. Cioè, hai fatto tutto. Hai fatto tutto, non lo so. Tu adesso stai facendo, cioè sono 2 anni insomma che stai diciamo salendo, nel senso che comunque hai fatto la C l'anno scorso, l'hai vinta, stai rifacendo la C. Cioè comunque primo, quindi senza voler andare, tocchiamoci tutti. Dov'è ferro qua? Però comunque sta andando bene e sicuramente non possiamo escluderci, non possiamo esimerci dal dire che è una squadra fatta per vincere, quindi questo è palese. Vedendo anche l'ultimo sforzo che ha fatto la società. Esatto, palese a tutti. Però tu sei passato, cioè diciamo, comunque hai avuto un passato giovanile, e mi riferisco a Cantù, dove comunque sei già stato vicino a un ambiente di Serie A. Sì, quindi sì. No, ho visto da vicino i professionisti, sono tutti effetti professionisti, non come noi o come quelli che vengono definiti professionisti, ma che non lo siamo, per niente. Ma poi secondo voi uno con la faccia così? Ma dove voglio andare? Poi conto in banca un po'. Un po' più piccolo. No, io ho fatto gesti, non ho detto niente però. No, a parte gli scherzi, sì, ho visto da vicino e è un mondo che chi ama la pallacanestro dovrebbe essere lì tutti i giorni. Ho visto Basile da 2 passi, ho visto, non so, Abbasso, ho giocato insieme. Infatti adesso poi ci arriviamo. Ci arriviamo con calma, Marco Nato, l'ho visto vicino, quindi gente che ha fatto storia del campionato italiano, storia della nazionale e niente, tra l'altro con Basile anche, una discreta figuraccia. Sì, ma raccontacela subito. Beh niente, sai, il gruppo giovanile, tu scherzi, fine allenamento, al Pianella c'è il tunnel, sì, no? E finito questo tunnel ci sono gli spogliatoi con l'altro corridoio. Sì. Stavo scherzando con altri 2 miei compagni, eravamo diciamo mezzi abbracciati così, vogliamo per terra, proprio alla fine del tunnel. Basile passa proprio in quel momento e ci guarda così e se ne va così. Senza dire una parola. E vabbè. Beh, ma la prossima puoi darla a LeBron, tanto ormai l'hai tirato in mezzo. Cioè il passo è quello, cioè Basile poi c'è Non James. Volevo dare questa notizia, ma mi hanno chiamato per fare il playmaker. Infatti, in realtà sei tu. Altro che Jaron Williams, no, sei tu. Mi danno un po' poco, 2 milioni.
Vabbè, puoi contrattare, dopo 10 partite ti fai contrattare. Sì. Dopo, dopo quanto? 15 di fila l'anno scorso? 16 quest'anno. 16 quest'anno, cioè siamo da 32, 2 milioni e basta? Ma minimo 5. Ah, okay. 5 è un quadriennale. 5 prendo come agente, mi piace. Minimo. Sì, posso prendere? Tipo, sì, sì, sì. Abbasse, già quando giocava con me, a livello fisico, lo vedi anche te, è un mostro. Sì, sì, sì. A livello... e all'etica del lavoro è fisso, aveva fisso un obiettivo che era giocare in Serie A, allenarsi con loro, e l'ha fatto, è diventato capitano e ha giocato, è adesso a Milano per cercare la sua strada definitiva, sì, realizzarsi definitivamente, esatto, e spero per lui che lo faccia, perché è un ragazzo super e poi un atleta mostruoso, e spero anche che la nazionale, eh beh, sì, che ci vada. Hai giocato contro a Flaccadori anche? Flaccadori, però quello l'anno dopo, quando sono andato ad Arona. Intanto sono andato a giocare sul lago. Sul lago? Ad Arona, no, tra l'altro lui è... Vabbè, poi dopo ti dico intendi tu. No, secondo me puoi anche dire, che... puoi dire una cosa che mi scrive. Vabbè, no, ad Arona c'è... Cosa, la rocca? Cosa c'è? Bravo, no, bravo, vedo che sei già... Io gli ho scritto, quando gli ho scritto a Roma... No, vabbè, una cosa detto, che non dico... No, vabbè, possiamo dire, cioè, che giurate ad Arona... Vabbè, no, vabbè, beh, tu arrivi luogo, lì... No, bravissimo, arrivi lì... Anche romantico... Bravo, parcheggi, camminatina... È romantico, per fare quelle robe, non c'è tanto di romantico, vabbè, però... Vabbè, ma dai, però l'ambiente è giusto... Però l'ambiente vogliono, cioè... Anche voglio... l'occhio vuole la sua, sì, parte. Sì, sì, lo vuoi tutte, proprio il tuo agente. Vai lì, camminatina sul lago, sul molo lì, il ponticciolo che c'è. Io, io voglio che mi scriva tipo le battute che devo dire alla mia fidanzata. Vabbè, ma io te le faccio. Allora, lo fai. Come, lui fa il ghost writer. Sai che tu l'hanno invitato a tutte le coppie di San Valentino? Sì. Scrivono a lui, baci per Ugin, da ghost writer, qualcosa di... Non era lui che scriveva su... Sì, sì, baci per Ugin. Ah, il palugina, i biscottini, cioè, quelli... Cioè, da Tiziano alla... Comunque, cioè, lui già lo sa, tu che vuoi andare, cioè, Arona è cosa, te lo può confermare. Andare, cioè, vai lì, poi io passi da Gravellonato, c'è lì, ti sale l'ormone, perché di Gravellonato, ti sale, perché è un nome strano. Non sai dove, perché io non sono mai andato. Bravo, nemmeno io, ma io lo conosco solo come strada, perché se non c'è Gravellonato, però tu sei una barriera di Terrazzano, già lì sei un attimo che stai volando, poi esatto, leggi Gravellonatoce e voli, decolli proprio. Facevo B1 giovanili con Arona e la C2 sempre con stesso gruppo. Tre campionati nello stesso anno, e proprio con i giovanili di Arona, facendo l'interzona, tra l'altro andando vicino a passare, perché diciamo ci hanno anche attenzione, vabbè, no, essere, poi, avevamo nel gironcino, perché si faceva un gironcino a Pesaro tipo, sì, facevi 3 giorni là. Abbiamo perso la prima con Flaccadori, che era 2 anni più piccolo, ma sembrava 3 anni più grande. No, che era esile così, piccolo così. Schiacciava. No, più che altro che schiacciava, aveva sempre era sempre in controllo, sembrava che giocava proprio facile, al campetto, uguale. Quindi bene, diciamo messi, che era. Non mi ricordo, perché lo marcavo io, più o meno 2. Se lo marcavo io non avrei segnato più. Quando però tu eri in panca, perché più l'avrà messo. No, avrò fatti, non lo so, 20, ma camminando. Ma secondo te, allora, a livello, cioè comunque di C, o anche come può essere nelle giovanili, quanto conta il talento, quanto conta la mentalità? No, il talento sicuramente conta, perché se non hai talento, no, obiettivamente okay, non è come quello che dicono tutti gli americani o la gente famosa: se lavori finché non dormi più, okay, arrivi comunque. Per me, per quello che posso pensare io a 22-23 anni, per me non esiste una cosa del genere. Una base di talento la devi avere sempre. Poi ovvio, c'è quello che ha un talento mostruoso, che però non ci lavora sopra, e anche quello poi incide. Potrebbe essere qua e poi invece qui, okay. E c'è quello che magari ha il talento molto minore al suo, che lavora come un pazzo, e poi quello ti fa fare la differenza. Se hai un minimo di talento, quello ti fa fare la differenza ovunque, ti può fare salto di qualità, il lavoro costante e sempre con la testa giusta. Mi piace, perché è stato sincero, cioè non come quelli che ti dicono basta lavorare, perché sennò basterebbe lavorare a me e ci vediamo in squadra insieme, esatto. La vedo dura.
forse al bar insieme potrebbe dire. Vieni con noi sempre, esatto. Cioè, vieni, fai il terzo. Terza leggenda. Chiaro, devi diventare, devi far qualcosa di eclatante per diventare leggenda. Cioè, dovresti fare una roba come quella con Basile. Dovresti farla, cioè, per dire, se una volta in una partita attivi un cancellino addosso a qualcuno, lì diventi una leggenda. Sì, diventi sul giornale, quattro mesi di squalifica, allora sì che... Noi salutiamo. È stato un piacere avere Tommy, brindisi. Ringraziamo Lady Mes che ce l'ha. Sì, raga, l'ultimo brindisi, ma vabbè, fa niente. L'unico brindisi, no, prendere vuoto, aspetta, porta aspetta, aspetta. Quello della staffa si fa sempre. Ma non se lo so, come dice, come insegna buon Bobby Fossati. Bravo, bravo. Io ho fatto, cioè, sono capitano, stato, porti i tuoi insegnamenti anche qui. Ma io sono uscito con Bobby Fossati per diverso tempo e mi ricordo benissimo come tornavo a casa. L'elisir continuo. Ragazzi. Grazie a voi. Tu, ma lui e tu hai detto che sei l'elisir di Bobby Fossati. Infatti, lo so. Può continuare per altri 10 anni se vuole, fino a che non smetto io, poi basta, poi smettiamo insieme. Grazie tanto. Grazie a voi. Adesso devo fare i contest. Dunk contest. Ma scusa, ma tu non tiri? Ma certo che tiro, poi ti passo a te il mezzo. Airball. Attenzione, Tommy Minori. For free. Dang. Non la metti mai. Barzo solo airball. Eccolo qui, solo airball, Barzo, sì. È figa airball. Ha la stessa percentuale, tanto. Dang. Io la metto e vinciamo i birrini. E c'è. Vabbè, no, non era. Cioè. Non era. Mi sembra che c'era il piede sopra. Allora, vabbè, no, allora va bene se c'era il piede. Figa. C'era pure la mentela, oh! Pure la mentela! Va bene. Abbiamo le immagini, rivediamo le immagini. Anch'io le voglio rivedere. Eccolo qua! L'unico canestro di Minori da 3 punti di febbraio, ce lo siamo giocati. Guarda qua. Eccola! Eccola! Cioè, ma per forza! Devo mettere il ritmo. Chi vuole venire a giocare a Pavia? Fa 40, ve la passo io, va bene? Vediamo se funziona anche io. Io il capitano. Palla di passaggio. Vabbè, ma oh, effettivamente. Scusa, andiamo a vedere fuori se c'è qualcun altro che può segnare. (Ride)